ho incontrato persone che non vedevo da parecchio e con molto piacere. Questo luogo è un luogo storico di Torre, e in questo luogo sono venute le nostre mamme, le nostre nonne, a perorare un conforto, una speranza, affidandosi alle vecchie signorine del cuore di Gesù. E noi ritorniamo in questo luogo per una iniziativa, diciamo, lodevole, sociale, che io ritengo veramente valida, anche da duplicare e da diffondere. È un progetto, questo degli sbandieratori, che per quanto attiene solo del greco è poco connotata alla nostra tradizione, ma ciò non toglie che può avere un buon successo. Questo progetto, che parte tramite le scuole, cerca di recuperare ragazzi in difficoltà o di aree difficili. Io sono stato invitato dall'amico Enrico, però ho aderito subito senza domandare che cosa facesse, che cosa, come funzionava, di che si trattasse, per la stima per Enrico. Poi, una volta venuto qui, ho incontrato altre persone, altre belle persone, e quindi mi sono acclimatato. Cosa che rivolgo a tutti gli amici che sono qui e che anche per altre ragioni ci frequentiamo e ci confrontiamo, l'ingegnere Traversa tra gli altri, e quindi vi invito a rimanere legati a questa cosa, a sostenerla, ma non si parla di sostegni economici, perché qua non cacciamo nulla, 4 centesimi, proprio centesimi, per cui è a sostegno di un progetto per quella bella torre che noi ci siamo lasciati alle spalle qualche anno fa. Oggi ci incontriamo con un signore che è una personalità torrese, uno storico, del quale io avevo notizie ma non avevo mai incontrato. Infatti ho un opuscolo storico che parla degli aspetti militari della pesca del corallo, con tutta una serie di riferimenti tradizionali e storici al tempo stesso, nonché con alcune lettere manoscritte del Beato Vincenzo Romano, che perorava presso il nostro viceré perché si attivasse presso i regnanti francesi, sempre molto influenti in Algeria, per liberare i nostri pescatori di corallo caduti in schiavitù in barbaria. Bene, detto questo, avendolo già anticipato, passo la parola a Flavio, che ci intratterrà stamane su un argomento estremamente interessante e spero poco diciamo, più rassicurante che non. Vabbè. A tutti buona domenica e buone cose, grazie. Prima di prendere il microfono.